Ok, raga, sto uscendo, sono le 8:20, infatti sono anche leggermente in ritardo. Dopo vi faccio vedere l'outfit perché non si vedeva bene. Comunque ho questo jeans nero, questo maglioncino azzurro morbido di Zara, questa collana di Tiffany, il mio solito pellicciotto nero, trucco super easy e ai piedi le mie Nike Air Force con dei calzini grigi brillantinati super mega fighi. E nulla raga, ora mi metto la mascherina e i guanti perché fa freschino e vado a lavoro. Ok ragazzi, sono tornata a casa da pochissimo e mi volevo allenare, ma devo tornare in farmacia alle 2:30 che faccio una cosettina con le mie colleghe, posso chiamarle così anche se faccio tirocinio, con la linea di Bionic e di make up che abbiamo in farmacia, quindi mi alleno domani dato che sono un pochino stretta con i tempi e sto preparando il pranzetto, quindi qua abbiamo dell'acqua L'acqua bolle utilizzerò 50 g di riso e lo condisco con le solite tagliate di pollo, quelle pronte super veloci quando si ha poco tempo. Buongiorno amici, allora intanto mi tolgo questa collana di ieri che mi ero dimenticata, mentre le altre sapete che le tengo sempre sopra o sotto i maglioni, anzi no, anche questa è da togliere. Comunque sono le 10, stamattina domenica mi sono alzata con un pochino più di calma verso le 8:30, ho fatto colazione, ho fatto un pochino di cose. E ho appena preso fuori la mia agendina, io utilizzo lei che è la Moleskine, quella più piccolina perché mi è comoda da portare dietro e l'ho presa rosa fucsia, la volevo anche personalizzare ma in realtà vabbè, cioè nel senso non la uso così tanto da dire personalizziamola. E sto andando a sistemare l'agenda con voi per il prossimo... Per la prossima settimana. In realtà, ragazzi, vi dico, io aggiorno anche eventuali settimane vecchie, ad esempio video che sono usciti su YouTube della settimana scorsa, perché mi piace comunque avere, cioè la mia agenda non è solo un planning per organizzare i miei eventi, i miei appuntamenti e così via, ma è anche un metodo per tenere tutto in un posto, diciamo quello che mi serve, quindi ad esempio le ore di tirocinio che le vado ad aggiornare sulla mia agendina, oltre che sul foglio dell'università, e quando vado a tirocinio e quando no, che video escono su YouTube, quando mi alleno e così via.
Amici, mi sono appena fatta una doccia e adesso vado a preparare il pranzo che vi mostro, ma vi volevo far vedere cosa ho studiato stamattina e come ho impostato il mio studio. Sto ripassando le cose per il tirocinio, ecco qua i miei appunti, e ho preso a tirocinio gli appunti tutti in questo librettino qua. Vedete che c'ho davvero scritto qualsiasi cosa, quindi io sto risistemando tutti gli appunti, come vedete, in questo semplicissimo quaderno rosso supernatalizio abbinato alle mie unghie, tra parentesi, ecco qua, ristudiandomi farmacologia. Allora, questi sono tutti gli appunti, vedete, scritti abbastanza velocemente in farmacia. Qui ho farmacologia, che è la base, il tomo dei farmacisti, che sto riguardando, ristudiando, rivedendo, abbinando i miei punti di tirocinio e creando questi nuovi appunti di ripasso che mi serviranno per l'esame di tirocinio e anche per la mia professione. Ho scelto di utilizzare, sapete che come sempre io utilizzo dei codici colori, quindi ho scelto di utilizzare, sì, qua c'è un po' di casino perché devo ancora capire che codice colore specifico utilizzare. Comunque, per ora, qua ho anche il libro di farmacologia, ho scelto la colorazione verde per il laboratorio, quindi evidenziatore verde per il titolo, e questo per questo verde che è della mala, che trovate, un set che trovate da Ikea, per fare insomma la linea sottostante e dividerlo da un ulteriore argomento. Ho scelto di scrivere con la penna blu, che mi piace molto ultimamente, i principi attivi dei farmaci, li evidenzio di un colore, ho scelto lo Stabilo Boss arancione pastel fluo. Scelgo invece di scrivere gli effetti collaterali principali dei farmaci in rosso, in particolar modo uso la mia classica BIC. Delle cose da ricordare importanti, scelgo il colore fucsia o il colore blu e utilizzo per il fucsia il mio stabilo Point 88, mentre per l'azzurro il tratto pen, che mi piacciono tantissimo, e nulla, quindi in viola ho scelto di mettere, diciamo, dei principi attivi che sì, sono farmaci ma hanno degli usi particolari, ad esempio questo, che è l'acido tranexamico, viene utilizzato nel caso, diciamo, come antidoto nel caso di una dose eccessiva di fibrinolitici, quindi come antifibrinolitico. Ecco, sto impostando il tutto così. E nulla, ragazzi, ora vado a preparare il pranzetto e vi porto a far vedere cosa ho scelto. Pronti per il pranzetto, amici? Oggi ho scelto una pasta poca perché sono in scarica, sono 50 grammi a testa per me e mami, che ovviamente accompagneremo con delle fonti proteiche e fonti grasse più grandi rispetto agli altri giorni per compensare il minor apporto di carbo. L'acqua bolle, ho scelto queste pennette integrali. Mentre come sughetto sto innanzitutto facendo cuocere un pochino di crudo, sono 60 grammi, in un padellino come fonte proteica e grassa, super proteica, manca un pochino di fonte grassa e dopo vi faccio vedere come fare al top questo sughetto. Non ho aggiunto olio perché ovviamente il grasso del crudo che si scioglie fa già la parte oleosa del mio piatto. Allora, questo è la parte finale del sughetto. Ho aggiunto 100 g di ricotta di mucca fresca, che è l'altra parte grassa e proteica, più grassa che proteica, super buona, super saziante, un pochino di pepe nero perché con la ricotta ci sta benissimo, e un pochino di acqua di cottura fino a consistenza più cremosa perché sennò la ricotta rimane un pochino più densa, in modo tale che venga un bel sughetto per condire la mia pasta. Il risultato, ho aggiunto un pochino di pepe nero, guardate che meraviglia! Pasta integrale con ricotta di mucca, pepe nero e crudo, veramente, veramente top.